Con circa 2 ore di ritardo è iniziato il Consiglio regionale dedicato questa mattina all'esame della legge istitutiva sull'EGAM, l'ente regionale per la gestione delle risorse idriche molisane. L'esame del Consiglio è stato preceduto da una manifestazione tuttora in corso da parte dei movimenti, dei sindacati che sostanzialmente chiedono questo, che l'acqua non solo sia considerata un bene pubblico ma che resti anche per quel che riguarda la gestione in mano pubblica. Il pericolo qual è? Il pericolo è che si possa arrivare a una gestione delle reti affidata a privati, per cui verrebbe in questo modo vanificato il bene pubblico acqua, in quanto ci sarebbe una struttura privata capace di chiudere in qualsiasi momento i rubinetti, soprattutto per questioni tariffarie. C'è da dire su questo che la maggioranza è completamente spaccata. Già nella scorsa seduta del Consiglio regionale ben 5 consiglieri hanno votato contro un emendamento che tendeva a istituire la figura del direttore generale, una figura che sarebbe costata 167.000 euro, tutto compreso, ai contribuenti molisani. Si tratta di vedere cosa accadrà oggi, perché ci sono altri emendamenti da discutere e probabilmente la legge potrebbe essere a rischio. Sarebbe un segnale molto significativo da parte della stessa maggioranza, ripetiamo in frantumi, nei confronti del presidente della regione Paolo Di Laura Frattura. Nella scorsa tornata i consiglieri che hanno votato contro le indicazioni di Frattura sono stati Francesco Totaro, Nunzia Lattanzio, Michele Petraroia, Massimiliano Scarabeo e Vincenzo Niro. Vedremo alla fine di questa giornata che cosa accadrà, ma sono acque agitate, per restare al tema, sia in maggioranza che fuori dal Consiglio.